taglia la concorrenza e porta a casa la fascia della vincitrice. Miss Miluna Abruzzo, prego, la fascia. Si chiama Maura Loffarelli, ha 19 anni ed è di Priverno. Sua madre, Margherita Boni, è invece di Supino. È stata lei a vincere il titolo di Miss Miluna Abruzzo nella finale regionale di Miss Italia a Lanciano, sabato scorso, 20 agosto. Una bellezza mediterranea. Maura è mora ed è alta 173 cm. Neodiplomata, aspira a diventare una brava odontoiatra, con la passione della danza sin da piccina, e non nega di volersi affermare nel mondo dello spettacolo e della moda. Maura in vacanza in Abruzzo con papà Pasquale e mamma Margherita si è iscritta nei mesi scorsi ad una selezione del concorso nel comune di Cupello, vincendo il primo posto. Poi ha partecipato ad altre selezioni vincendo anche nel comune di Roseto ed infine è arrivata al successo nella finale di Lanciano e stacca ora il biglietto per Jesolo ed accede alla fase prefinali e finali in programma il prossimo 10 settembre. Maura si è imposta su altre 19 ragazze. La sua eleganza e il suo portamento hanno fatto la differenza. A centinaia hanno assistito al trionfo della ragazza in una serata di moda che si è tenuta in centro città, in via Dalmazia, una trafficata arteria che vede la presenza di molte attività di abbigliamento ed accessori. Per una sera si è ritrovato un imponente palco e passerella e soprattutto un vero salotto per permettere alle tante persone accorse di assistere comodamente alla serata. Protagonista, quindi, è stata Maura Loffarelli, anche un po' ciociara.